L'eredità che ci ha lasciato San Vincenzo de Paoli sono Cristo e i poveri. Incontrando Suor Antonietta Collacchi, direttrice del dispensario Santa Marta in Vaticano, si comprende subito che l'esempio del sacerdote francese vive ancora oggi nell'opera delle Figlie della Carità e nella loro missione coraggiosa nel mondo. Una carità organizzata pienamente in linea con il magistero di Papa Francesco che si declina nel servizio prestato alla Casa Santa Marta così come al dispensario pediatrico che da quasi 100 anni assiste bambini e famiglie disagiate senza distinzione di credo o nazionalità. Ci dice San Vincenzo che il fine proprio della nostra congregazione è quello di onorare Gesù nelle sue membra, servendolo corporalmente e spiritualmente nella persona dei poveri. Ce lo dice quindi. Noi se lasciamo l'orazione, se lasciamo la preghiera per andare a trovare un povero, troviamo sempre Gesù. È questa la nostra spiritualità, è cristocentrica. Esistevano allora degli istituti dove si faceva la carità, ma una carità organizzata. Lui voleva proprio, a noi ci ha voluto in mezzo al mondo, ci ha volute per la strada, non ci ha volute nel convento. I nostri voti, infatti, non sono voti solenni fatti davanti a un rappresentante della Chiesa, un vescovo, perché lui non ci voleva monache. La rivoluzione è questa. Lui ci ha volute suore consacrate, una consacrazione diversa nel mondo, a servizio degli ultimi. Le Figlie della Carità, nate anche grazie all'opera di Santa Luisa, fecero il loro ingresso in Vaticano nel 1884, quando Leone XIII le chiamò per gestire un ospizio costituito vicino alla Basilica di San Pietro. Il luogo, inizialmente destinato a curare gli ammalati di colera, divenne poi centro di cura per i poveri dei rioni di Borgo e Trastevere, fino al 1996, quando prese forma la residenza attuale per venire incontro alle mutate esigenze. Una casa della carità situata a pochi passi dal dispensario, nato con la benedizione di Papa Pio XI. È nato l'8 maggio del 1922 con una signora americana, perché nel 1921 aveva chiesto a Pio XI si metteva a disposizione per offrire del latte in polvere ai bambini che ne avessero bisogno di Roma, e la cosa è iniziata così. E dato che ci stavamo noi ad operare qui all'interno del Vaticano, c'erano le Figlie della Carità, erano conosciute, forse perché vedevano anche come lavoravano, e ci hanno chiesto questo servizio e è iniziato, e ora ci troviamo a questo punto, cioè si è ingrandito nel tempo, sono quasi 100 anni. Nel messaggio alla famiglia vincenziana in occasione del 400° anniversario del carisma, Papa Francesco ha ringraziato tutti per la predilezione riservata ai poveri affinché la loro presenza non sia zittita dalla cultura dell'effimero. Una cura che diviene balsamo di consolazione per chi è ferito e che è capace di investire nella creatività dell'amore con un cuore che vede. Cerchiamo sempre di stare con gli occhi aperti e vedere le nuove esigenze. Infatti Santa Luisa, la nostra madre, ci diceva: non abbiate occhi e cuori se non per i poveri. Cioè dobbiamo avere quella sensibilità, quell'attenzione continua a vedere le necessità e vedere di fare più e sempre meglio.